buona la prima, un 3-0 importante per rompere il ghiaccio. Sì, sicuramente era importante rompere il ghiaccio. Siamo stati un pochettino tesi il primo set, ma normale. Dopo siamo riusciti a sistemare bene il muro della difesa, a sbagliare meno in attacco e in battuta, e abbiamo fatto due buone set, inserendo diverse giocatrici anche perché tutta la squadra potesse rompere il ghiaccio e entrare in campionato. È stata una bella vittoria e siamo contenti. Non era facile perché il gruppo al completo c'è da pochi giorni. Sì, veramente abbiamo fatto due allenamenti assieme, quindi ovviamente c'è ancora, ci sono ancora tante cose da sistemare, da capire ed imparare da parte delle giocatrici che sono arrivate da poco, dei sistemi che stiamo facendo. Vabbè, non è un problema, non abbiamo tanta fretta in quel senso, l'importante è giocare uniti, agguerriti e vincere delle partite, no? Che cosa puoi portare dall'esperienza del maschile in questa squadra? Ma io cerco di fare ovviamente il lavoro meglio che posso. Io penso che non è tanto cosa porti del maschile, no? È avere la mente aperta, valutare cosa si può migliorare con le giocatrici che abbiamo e quello che si può portare. Secondo me ci sono qualche cosina di portare e se ci sarebbe alla viceversa, qualche cosina del femminile di portare sul maschile. Ma quelli me li tengo, non voglio svelare i nostri segreti, dai. Hai subito trovato però un'ottima Serena Ortolani. Sì, Sere è tornata motivatissima, con tanta voglia di giocare, è in buona condizione fisica, è una giocatore molto esperta, molto importante per noi, ha fatto una bella partita sicuramente. È una grande sicurezza per noi lei, perché sa gestire tante situazioni.